Questo nel 1984, questo processo io sono stato assolto, per cui io sono dovuto tornare in Italia. Poi cosa è successo? Siamo quindi alla metà del fine anni, metà, fine anni 80. Sì. E beh, io lì poi mi sono, da allora mi divido un po' tra Roma e Parigi, faccio delle cose nell'editoria, non ho più lavorato direttamente, e ho lavorato nella televisione, sia quella francese, Arte, e anche nella RAI fino a pochi mesi fa, poi adesso con le nuove nomine sono stato anch'io epurato, e dove lì l'ultima cosa che avevo fatto, insieme a altri programmi come quello dell'Ombelico del Mondo di cui abbiamo parlato, c'è anche una cosa in internet che si chiama Zoom, Raisat Zoom. Sì, l'avevo vista proprio poco prima che poi... Adesso continua. Una persona si rende pubblicamente responsabile di quello che scrive, di quello che produce. Ma c'era, mi sembra, Odin aveva detto che uno fino a una certa età scrive delle poesie, che sono le poesie immaginarie, lui le chiama, e che in effetti sono poesie come uno si immagina che sia la poesia, e quasi sempre vengono echeggiano altri poeti che lui ha letto. A un certo punto, in certi casi, scatta una cosa che è diversa, che non ha niente a che fare. Io le volevo chiedere, Sanguinetti durante il convegno proprio ha detto che il messaggio di farla finita con tutto ciò che ci aveva trasmesso la tradizione l'aveva presa da un'opera che aveva letto su Fiera Letteraria di Savinio. Ah, sì. Del 47, sì. Fine dei modelli doveva essere, sì, il titolo. Sì, sì. Volevo chiedere se anche da parte sua c'era stato un'opera in particolare. A un certo punto è stata la mia sofferenza vedere che tutta la poesia che mi circondava, che si faceva, era insoddisfacente. Ecco. E invece avevo dei grandi esempi di poeti stranieri, che sarebbe troppo lungo enumerare. Perché sono. Di quelli italiani, io, il poeta che più, per me è stato più importante è stato Palazzeschi. La poesia degli anni 10, di Lacerba, anche prima Ungaretti, insomma tutto quello che veniva per gli anni, secondo me è stato un momento molto, molto forte. Invece tutta la poesia ermetica, post-ermetica, così, mi annoiava profondamente. Per cui, quando sono avvenute cose nuove, come il Labirinto di Sanguinetti, per esempio, quello è stato uno scatto, direi che finalmente qui si può fare qualcosa di diverso.